Entro la fine di novembre, lo studio tecnico incaricato dalla ASL di Teramo consegnerà il progetto preliminare del nuovo ospedale che sorgerà a Villa Mosca. Lo ha confermato il direttore generale della ASL, Maurizio Di Giosia, invitato venerdì pomeriggio insieme all'assessore alla sanità della regione Abruzzo, Nicoletta Verì, dal Lions Club di Teramo ad un incontro informativo sul nuovo ospedale. Sarà un vero nuovo ospedale hub per la provincia di Teramo, ha detto Di Giosia, che dialogherà con i tre lotti già esistenti al Mazzini, ognuno dei quali rimarrà in funzione con attività e ruoli specifici. La nuova struttura occuperà la zona dell'attuale Pineta e il cantiere sarà isolato in modo da non compromettere l'operatività del sito sanitario. Durante i lavori sarà realizzata una nuova viabilità di accesso all'area di Villa Mosca. Fiduciosa e soddisfatta l'assessore Verì per aver sbloccato una vicenda incancrenita da anni. Io mi auguro dopo un po' di tempo che abbiamo, non dico perso, però avremmo potuto anche accorciare queste distanze temporali. Oggi siamo addirittura d'arrivo, speriamo che entro fine novembre avremo questa possibilità di verificare i progetti. Quello che è stato chiesto è di dare una risposta anche da un punto di vista tecnico per quanto riguarda la viabilità. Quello che a noi interessa da un punto di vista della sanità è di dare un'assistenza che va dall'alta complessità alla presa in carico del paziente cronico e attraverso questa nuova riorganizzazione di un presidio importante che avrà dentro quelle discipline di alta complessità, io penso che la provincia di Teramo e la città di Teramo possano veramente riuscire ad avere quelle risposte adatte a un reale fabbisogno. Molti si chiedono qui in città se questo ospedale sarà poi avrà le carte in regola per essere un ospedale di secondo livello. Ecco, la programmazione cosa prevede? Ma nella rete ospedaliera noi abbiamo inserito delle discipline che sono importanti e fondamentali per la definizione. Guardi, nella riorganizzazione della rete noi non abbiamo identificato il primo e il secondo livello, abbiamo parlato di hub spoke e di dare una risposta per quanto riguarda l'emergenza-urgenza dei pazienti, sia per quanto riguarda la traumatologia, sia per quanto riguarda la cardiologia che per lo stroke. Sono proprio questi giorni in cui si stanno esaminando i piani di razionalizzazione delle ASL, insomma, qual è la prospettiva? Sono piani che vanno incontro anche a quanto richiesto dalla Regione? Sì, sono piani che non vanno a ledere assolutamente l'assistenza, diciamo, sanitaria, è stato anche ribadito. Sono piani importanti che porteranno a una riduzione di più di 60 milioni, 68 milioni. E mi fa piacere che è stato condiviso il monitoraggio che noi metteremo in campo proprio in questa nuova riorganizzazione. Perché il Lions Club di Teramo ha voluto organizzare questo incontro dedicato ad un tema così importante e così sentito in città, quale è quello del nuovo ospedale e in generale della sanità teramana? Sì, proprio per questo che è un dibattito che si sta articolando da tempo in città e che è incentrato, a nostro modo di vedere, su argomenti, come dire, marginali rispetto ai problemi seri della sanità e quindi noi riteniamo che non c'è un problema di location, ma c'è un problema di qualità della sanità. Quindi dibatteremo con la partecipazione dell'assessore Verì e del direttore generale di Giosia. Questo particolare aspetto della sanità. I giornali sono pieni quotidianamente di alcuni disservizi, di alcune liste di attesa che sembrano interminabili sulla qualità, sulla migrazione dei nostri cittadini presso ospedali di altre città. Quindi tutte queste cose devono far sì che invece ci si concentri sul miglioramento dei servizi, potenziare i nostri reparti con delle professionalità di livello e con soprattutto anche delle attrezzature di ultima generazione. I Lions sono un club, come dire, che raggruppano un pochettino l'intelligenza di questa città e quindi credo che si svilupperà un dibattito sicuramente interessante.